Oggi, nella pillola numero 11, affrontiamo questo problema. La Covid-19 è meno aggressiva nei bambini? Questa malattia sembrerebbe essere meno aggressiva nelle fasce di età pediatriche. E questo ha fatto dire in maniera assolutamente sbagliata anche sui media che i bambini siano immuni a questa malattia. E questo dal punto di vista scientifico non è assolutamente corretto. Questa malattia può colpire tutte le fasce di età, purtroppo, però è un dato statistico che nei bambini e nei giovani in generale sia meno aggressiva che negli adulti e negli anziani. Tutto questo sembrerebbe avere una certa base scientifica, stando a quanto afferma uno studio di un gruppo di ricercatori cinesi che su una rivista internazionale riportano dati ricavati dall'analisi epidemiologica su oltre 2000 bambini nell'area di Wuhan colpiti da questa malattia. Da questo studio epidemiologico emerge che i bambini vengono anche loro colpiti dalla malattia, ma in forma decisamente più lieve rispetto alle persone adulte e anziane, e soprattutto la complicanza più temibile di questa malattia, la polmonite interstiziale, nei bambini viene registrata con percentuali bassissime. Analizzando questi dati, i ricercatori si sbilanciano in alcune ipotesi per spiegarli. Una prima ipotesi sarebbe rappresentata dal fatto che per infettarci il coronavirus 19 utilizzerebbe una porta di entrata rappresentata da un recettore chiamato ACE2 presente sulle nostre cellule. Bene, i bambini sembrerebbero avere una minore espressione di questo recettore e in una forma diversa rispetto alle persone adulte, per cui le loro cellule sono meno attaccabili dal virus. Un'altra ipotesi sarebbe rappresentata dal fatto che i bambini, essendo sottoposti ad una serie di vaccini per le più comuni malattie infettive, hanno delle difese aspecifiche più robuste rispetto agli adulti. Mentre in riferimento alla decisamente più bassa percentuale nei bambini di polmonite interstiziale come complicanza della Covid-19, i ricercatori prospettano un'ipotesi molto interessante. Questa polmonite sembrerebbe essere su base autoimmune, cioè determinata da un'errata risposta del nostro sistema immunitario che invece di difenderci ci aggredisce con anticorpi che determinano l'infiammazione ai polmoni alla base di questa complicanza spesso letale. I bambini, avendo un sistema immunitario più immaturo rispetto all'adulto, da questo punto di vista sarebbero paradossalmente avvantaggiati perché il loro organismo non produrrebbe, se non in percentuali molto basse, questi anticorpi che invece di difenderci ci farebbero ammalare. Vi lascio con un hashtag, anche se sono giovane. Sto a casa per fare terra bruciata intorno al coronavirus 19. Vi aspetto per la prossima pillola.